Un cordiale ben ritrovati a tutti da Rosario Mantero della redazione giornalistica di Oggi in Toscana News. Siamo preoccupati per la mancanza di vaccini. La situazione in Toscana sta diventando molto seria. Ogni giorno che passa, questa la posizione di Will Pensionati che chiede alla regione un cambio di passo nella campagna vaccinale. Il servizio di Maurizio Ciampolini. Abbiamo fatto diversi incontri con la Regione, ci ha dato dei numeri, ci ha detto cosa deve fare e abbiamo condiviso. Il problema che ci ha un po', un po' molto preoccupato è il fatto sulle prenotazioni. I ritardi li capiamo perché sono da addebitare alla mancanza di vaccini, ma anche lì bisogna essere sinceri, bisogna dire mancano i vaccini, senza trovare scuse, senza fare dire alla gente che fra un mese e mezzo sono tutti vaccinati quando non è vero. La seconda cosa che a noi preoccupa e che ci tengo ad avvisare tutti i nostri iscritti e tutti gli anziani è che hanno fatto un programma per chiedere di vaccinarsi e prenotarsi talmente farraginoso, talmente difficile che l'anziano rischia di entrare in una crisi di ansia che è peggiore del virus stesso. Perché bisogna fare, la regione deve fare dei programmi, si deve assumere la responsabilità di chiamare gli anziani, come ha stabilito anche il Presidente del Consiglio, in base all'età e alla patologia, ma la Regione deve fare queste cose e quindi deve alleviare dall'ansia le persone anziane. E lo può fare e lo deve fare. Quindi niente scuse, ma deve dire a chi ha fatto questi programmi che facciano dei corsi di formazione accelerati per mettere in condizione chi ha bisogno e chi ha paura di vivere perlomeno da questo punto di vista serenamente.